donne il vaccino per gli adolescenti è gratis, ma viene usato solo al 50%. C'è tanta disinformazione, denuncia un'indagine del Censis. Dalla TGR Lombardia, Valentina Chissà. HPV, questo sconosciuto. Un'indagine del Censis su genitori di adolescenti e su donne tra i 25 e i 55 anni dimostra che l'88% sa che causa il tumore del collo dell'utero, ma il resto è tanta confusione, alimentata anche dal fai da te su Google. Solo la metà del campione è consapevole del fatto che provochi anche altri tumori, e un terzo del campione, sia di donne che genitori, è ancora convinto che sia un virus che colpisce solo le donne. Anche quando i genitori e le donne acquisiscono le informazioni tramite i professionisti della sanità, non tutti i loro dubbi informativi vengono risolti. Un virus, l'HPV, a trasmissione sessuale che colpisce femmine e maschi di ogni età, causando tumori a tutto l'apparato urogenitale e alla gola. Presentata a Milano una nuova campagna di sensibilizzazione anche online sul tema. Questi papillomavirus in natura sono oltre 100 e di questi ce ne sono almeno una dozzina che sono veramente ad elevato rischio. Oggi abbiamo a disposizione un vaccino che comprende 9 genotipi, cioè 9 ceppi virali, di cui 2 sono cosiddetti a basso rischio, nel senso basso rischio di sviluppo di tumori, e poi altri 7 genotipi che invece causano dall'80 al 90% delle forme pretumorali. Una vaccinazione anche tardiva, a 25 anni, a 40 anni, a 45 anni, consente di prevenire contro i ceppi virali verso i quali una donna o un uomo non sono ancora venuti in contatto, consente di avere una prevenzione delle recidive. Oltretutto si verifica quella che è un'immunità di gregge, quindi se il maschio è vaccinato avrà un vantaggio anche la sua futura partner. Dopo l'inizio dell'attività sessuale, nell'arco di un anno il 70% delle ragazze e dei ragazzi possono aver già sperimentato purtroppo un'infezione da papillomavirus. In Italia, dove il vaccino è inserito nel piano nazionale, solo il 50-55% dei dodicenni è vaccinato. La vaccinazione delle dodicenni e dei dodicenni, quindi maschi e femmine, è assolutamente gratuita e in offerta attiva. Per gli altri soggetti, invece, le regioni hanno la possibilità di offrirla o gratuitamente, ovvero col pagamento di una compartecipazione, cioè di un ticket. In Lombardia il vaccino è gratis anche per le donne con pap test positivo e intervento a lesioni precancerose. Vi abbiamo raccontato della prima volta in